Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2021, ricordi d'estate. Ed era un'estate, una fine estate, forse primi di settembre, quell'anno che ancora dovevamo rientrare tantissimi dalle ferie, non c'era molto lavoro in negozio, forse appunto fine agosto, inizio settembre. C'era qualche partita, quella sera c'era una partita amichevole della Juventus, me lo ricordo perché a me non piaceva il calcio, ma c'era l'altro collega in negozio, che invece era uno sfegatato tifoso juventino, ed era curioso di vedere quella partita. All'epoca le partite le potevi andare a vedere o c'avevi il satellite, oppure le potevi andare a vedere in alcune pizzerie. Non avevamo nulla da fare, era stata una giornata leggera al lavoro, fu lui a propormi «Senti, se ci andiamo in questa pizzeria, ci prendiamo una pizza e così io mi guardo la partita». Io non avevo niente da fare quella sera, ma sai che c'è, vabbè, dai, non è che mi attiri andare a vedere la partita, ma almeno tanto per uscire, per fare qualcosa di simpatico. E andammo in questa pizzeria abbastanza rinomata a Siracusa, dove c'era il pienone per via della partita, io ordinai una bruschetta, lui ordinò una pizza San Daniele, quella col prosciutto crudo, e tutti e due ci siamo ordinati una birra media. Quindi arriva la mia bruschetta, arrivano le due birre medie, passa qualche minuto, intanto comincia la partita, sto ragazzo comincia a guardarsi la partita, ogni tanto «Scusa, la mia pizza?» «Sì, sì, tranquillo, sta arrivando!» «Ah, va bene!» Finisce il primo tempo. «Scusa, la mia pizza?» «Sì, sì, tranquillo, sta arrivando!» Inizia il secondo tempo. «Scusa, la mia pizza?» «Sì, sì, tranquillo, sta arrivando!» Io ormai ho finito la bruschetta da un pezzo, sto finendo la birra, e anche lui sta finendo la birra e continua aspettare la pizza. Finisce la partita. «Scusa, la mia pizza?» «Sì, sì, tranquillo, sta arrivando!» Finisce la birra. Comincia la trasmissione dopo la partita, che ne so, controcampo, quello che sia. «Scusa, la mia pizza?» «Tranquillo, sta arrivando!» Finisce controcampo. Il locale si sta svuotando, una ragazza si avvicina al nostro tavolo, mentre stiamo nel frattempo parlando e chiedendoci anche cosa ci sia da fare per una pizza San Daniele, dico forse staranno scannando il maiale, la ragazza si avvicina e fa «Ragazzi, ma volevate qualcos'altro?» L'abbiamo voluta prendere a ridere, ma glielo dissi tranquillamente. Veramente è da prima dell'inizio della partita che stiamo aspettando una pizza San Daniele, ma non ti preoccupare, che ce la porti o che non ce la porti, è difficile che questa sera io ve la paghi. E dopo qualche minuto, finalmente la pizza che stava arrivando arrivò al tavolo. Voi in questa situazione che avreste fatto? Anche voi non l'avreste pagata? L'avreste pagata comunque? Ve ne sareste andati senza aspettare la pizza? Parliamone! Io sono Grizzly, noi ci vediamo domenica prossima!